Benvenuti a tutti per questo terzo seminario di questo nuovo ciclo. Ringrazio come sempre Ted Cacci, direttore del nostro centro qui a Notre Dame, e Paolo Squillacioti, direttore dell'OVI, per il sostegno e l'aiuto nell'organizzare l'evento, a parlarci oggi di filosofia e di lessico filosofico nelle opere fiorentine di Dante. Abbiamo il piacere di avere con noi Lorenzo Dell'Oso. Lorenzo, che è stato un nostro dottorando qui a Notre Dame fino a pochi anni fa, ha passato anche un periodo formativo presso l'OVI come redattore del Clio. È attualmente Research Fellow e Postdoctoral Fellow presso il Trinity College di Dublino. Si occupa di Dante e dei rapporti tra letteratura italiana e pensiero medievale. Sta attualmente lavorando ad una monografia su Dante e le scuole degli ordini religiosi a Firenze. Bene, io vi ringrazio prima di tutto. Mi sentite? Mi sentite bene? Sì, benissimo. Allora, dunque, procedo a condividere. Sì, ti sentiamo. Perfetto. Dunque, innanzitutto io ringrazio Demetrio e Notre Dame, professor Cacci e Lovi per l'invito. È un piacere tornare in parte a casa, nonostante la distanza. E vorrei subito cominciare questa nostra chiacchierata con una scusa e una precisazione, diciamo così. La scusa è che, nonostante l'uso del plurale nel titolo, come vedete, mi occuperò prettamente dell'opera dantesca fiorentina per eccellenza, cioè La Vita Nova. Forse dopo, nel dibattito, ci sarà modo di fare dei riferimenti anche alle canzoni e via discorrendo. La precisazione invece riguarda appunto filosofia e lessico filosofico. Infatti mi pare doveroso anzitutto chiarire che cosa fosse filosofia al tempo di Dante e che cosa fosse la filosofia per Dante stesso. Grazie a studi recenti, specie di studiosi del pensiero medievale, sappiamo oggi che il termine filosofia era appunto nel Medioevo un termine vago, cerco di andare avanti qui, ecco, era un termine vago che poteva includere diversi significati, ma principalmente due, appunto questi che vedete nella slide. Cioè, innanzitutto, filosofia era amore per la sapienza e per il modo più perfetto di vivere, che coincidevano con la dottrina e con la pratica di vita cristiana. In secondo luogo, con la riscoperta dei testi di Aristotele tra il XII e il XIII secolo, sappiamo che filosofia assume dei connotati più specifici, cioè una forma specifica di conoscenza che utilizzava principi e metodi razionali per affrontare un preciso insieme di problemi. Essa, come sappiamo, si basava su di un corpus testuale ben identificato di Auctoritates, principalmente ma non esclusivamente da Aristotele, e coinvolgeva discipline diverse che andavano dalla logica, la filosofia naturale, dunque l'astronomia e via discorrendo. Tanto che si arrivò a distinguere tra santi, cioè padri della Chiesa, e filosofi, ovvero filosofi pagani vissuti prima di Cristo o semplicemente non credenti nella fede cristiana come Avicenna e Averroè. Tanto che nel 200 se teologi che fanno ampio utilizzo di procedimenti filosofici come Tommaso e Bonaventura non si definiranno mai filosofi, illustri docenti presso le facoltà di arti come Sigieri di Bramante e Boezio di Dacia rivendicarono da sé l'appartenenza a questa categoria professionale, quindi per l'appunto quella dei filosofi, in quanto degli eredi diretti, se così si può dire, dei suddetti filosofi pagani prima di Cristo. E che questa fosse, diciamo, l'accezione, se vogliamo, anche maggioritaria della Firenze di Dante, lo dimostra già l'uso che di filosofia e di philosophis fa il francescano Pietro delle Travi, nelle sue letture sulle sentenze, nelle sue dispute quolibetali, ancora inedite, che furono tenute a Santa Croce fra 1294 e 1295, ma su cui ritornerò più avanti. Come vediamo da questi esempi, specie dal terzo esempio,
è chiaro come la filosofia in questo caso sia proprio una forma specifica di conoscenza che si basa proprio sulla deduzione del ragionamento, se così possiamo dire, della ragione. Nel Convivio, cioè l'opera nella quale Dante più si sofferma sul significato di filosofia, Dante sembra risentire di entrambe queste concezioni di filosofia. Filosofia è anzitutto la sapienza divina e coincide con il verbo verità. Infatti, come leggiamo, essa è figlia di Dio, regina di tutto, nobilissima e bellissima, bellissima e onestissima figlia dell'imperatore dell'universo e amoroso uso di sapienza, lo quale massimamente è in Dio. Ma subito dopo quest'ultima definizione, Dante distingue tra una filosofia divina, un'angelica e un'altra umana. Infatti spiega che nella filosofia umana il rapporto tra intelletto, l'amante e la sapienza è un rapporto discontinuo e non assoluto. Scrive Dante che quella gente che qui si innamora riuscendo a mostrare come nell'umana intelligenza essa, cioè la filosofia, secondariamente ancora vegna, della quale filosofia umana, a seguito poi per lo trattato, essa commentando. Dico dunque che la gente che si innamora qui, cioè in questa vita, la sente nel suo pensiero non sempre, ma quando muore fa della sua pace sentire. E questo passaggio non è stato molto rivalutato dagli studiosi, con l'esclusione del commento al Convivio di Gianfranco Fioravanti e di un recentissimo intervento di Luca Bianchi, che sta per uscire appunto in un compendio di Notre Dame sulle cosiddette other works di Dante. E la filosofia che Dante loderà nel terzo trattato sarà dunque una filosofia dall'umana intelligenza partecipata, ed è forse a questa filosofia umana che il giovane Dante ebbe accesso già all'indomani della morte di Beatrice. E come è noto, in Convivio secondo 12.7, passo notissimo, Dante racconta di aver letto la Consolatio di Boezio e le Amicizie di Cicerone, di aver ritrovato vocaboli d'autori di scienze e di libri, e poi di essersi recato alle scuole degli religiosi e alle disputazioni degli filosofanti, attraverso cui, per un periodo di forse 30 mesi, la filosofia lì si rivelò veracemente. Che la filosofia, donna di questi autori, di queste scienze e di questi libri, fosse una filosofia dall'umana intelligenza partecipata, per usare appunto le parole di Dante, penso lo dimostrino i soli vocaboli, cioè i nomi, degli autori citati all'interno di questi due testi. Essi sono infatti in gran parte filosofi e pensatori pagani. Negli Amicizia, per esempio, vengono citati autori che vanno da Archita di Taranto a Terenzio e invece nella Consolatio da Anassagora a Zenone di Elea. E naturalmente a questi devono essere aggiunti tutti gli altri vocaboli contenuti nei commenti attraverso cui Dante lesse queste opere, e pensiamo solamente per Boezio a quello di Guglielmo di Conche. Aristotele, che era il filosofo sulle cui opere tale filosofia umana principalmente muoveva, viene citato nella Consolatio solo 3 volte. E infatti, come vediamo, da un'opera esoterica perduta, poi dalla Fisica e poi dal De Cielo. E forse mi domando, forse anche questa desiguità di citazioni potrebbe aver motivato la scelta di Dante di recarsi appunto là dove la filosofia si mostrava veracemente, e dunque nei luoghi in cui il sapere di Aristotele, in cui il sapere aristotelico veniva trasmesso e diffuso in maniera più completa, cioè nelle scuole degli religiosi. Dunque, in definitiva, la filosofia di cui parla Dante nel Convivio, come sappiamo, è essenzialmente una filosofia divina, coincidente con l'essenza stessa di Dio, che gli uomini possono però indagare solo in termini non assoluti e in maniera discontinua. E per questo essi si rivolgono alla filosofia umana, cioè ad una filosofia in grado di indagare la sapienza divina solo attraverso gli strumenti umani, quali la ragione. A quale sapere filosofico veniva diffuso nella Firenze di Dante? E in che modo Dante potrebbe
d'averti avuto accesso e poi avrebbe fatto uso di questo sapere nelle sue opere fiorentine. Ora concentriamoci sulla diffusione fiorentina delle opere del filosofo. È chiaro come nel tardo Medioevo l'opera di Aristotele fosse generalmente conosciuta, se così si può dire, sia da chierici che da laici. Solo per protestare alla poesia volgare duecentesca mostrano di conoscere Aristotele, almeno genericamente, dei poeti come Bottone d'Arezzo, o Abbracciavacca, Monte Andrea, ma anche Buonaggiunta e via discorrendo. Da Firenze nacquero invece coloro che più favorirono la diffusione laica di Aristotele nel 200, cioè Taddeo Dalderotti e Brunetto Latini. Entrambi, come è noto, volgarizzarono l'etica nicomachea di Aristotele basandosi non direttamente sul testo di Aristotele, ma sulla Summa Alexandrinorum, cioè un'epitome di origine greca tradotta dall'arabo, il latino, da Ermanno il tedesco nel 1244. Nella Summa è anche conservata una copia fiorentina di fine 200, il Gabbiano Pluto 79 in Ferre 41, su cui Concetto Marchesi nel 1904 costituì la sua celebre edizione. Ma il filosofo, come sappiamo, compare anche nella costellazione testuale che fa capo al Moralium Dogma Philosophorum, cioè un'epitome latina maturata in seno alla scuola di Chartres del XII secolo e testo base di un noto volgarizzamento come, tra gli altri, il libro di Costumanza. E questa è un'immagine che mi è stata data da Davide Battagliola, che ringrazio. Questa spinta alla diffusione della filosofia in volgare si accompagnò anche all'emergere di una nuova classe sociale, cioè quella del ceto funzionariale, e ai suoi interessi cercò di rispondere. E parallelamente allo sviluppo dell'etica, il filosofo fu alla base anche dello sviluppo e della laicizzazione del pensiero medico e scientifico, per così dire, che ebbe nello stesso Taddeo e nella generazione di medici filosofi a lui successiva i suoi più importanti rappresentanti, come sappiamo. Un medico filosofo come Giacomo da Pistoia, per esempio, dedicherà la sua Questio de Felicitate a Guido Cavalcanti, da cui Donna me prega, contrariamente al modello brunettiano e alderottiano, è riservata solo ad un ristretto numero di lettori. Cito tre celebri versi dalla canzone: sarà tua ragione delle persone che hanno l'intendimento di star con l'altri, tu non hai talento. Questo ricco panorama può certo favorire l'ipotesi, come è stato fatto da più parti negli ultimi anni, per cui uno dei canali attraverso cui il giovane Dante accedette ai testi di Aristotele sia stato per l'appunto un canale laico, cioè in primis Brunetto, che potrà aver favorito un primo approccio all'etica, poi alla retorica e alle orazioni ciceroniane, e in secundis Guido, che potrà poi aver stimolato l'interesse del nostro verso la filosofia naturale di Aristotele. Ora, insieme a questo canale laico, tra virgolette, devo dire che anche il canale costituito dai religiosi e dunque dai frati di Santa Croce, di Santa Maria Novella, contribuì notevolmente alla trasmissione e alla diffusione delle opere dello Stagirita. Ma l'Aristotele diffuso dai frati non è certo l'Aristotele laico d'aperto al nuovo ceto borghese di un Brunetti oppure di un Alderotti, ma è, come sappiamo tutti, un Aristotele che parla il latino e che è poi strettamente funzionale alla dottrina cristiana. A tutt'oggi si contano almeno 23 manoscritti di Aristotele, manoscritti aristotelici, presenti nei conventi tra la seconda metà del 2 e il primo quarto del 300. Questi sono quelli di Santa Croce, questi di Santa Maria Novella. Nonostante che i volumi fossero ad usum dei frati, noi sappiamo che il prestito esterno poteva essere saltuariamente concesso. Il fatto è di per sé più che interessante se pensiamo che almeno dal 1297 a Santa Croce fu frate Bernardo Riccomanni, che era nipote del poeta, e che molti dei frati di entrambi i conventi
appartenevano a famiglie del ceto magnatizio con cui gli Alighieri intrattenevano svariati rapporti, dai Caponsacchi agli Abati agli Alli. È possibile, mi chiedo, che qualcuno di questi frati possa aver prestato al poeta qualcuno dei volumi che diversi di loro possedevano? Per esempio, Giovenale degli Alli aveva ad usum questo manoscritto, come vediamo dalla nota di possesso, che conteneva non solo il commento dall'Etica di Tommaso, su cui fra poco tornerò, ma anche il commento di Tommaso al De Causis e al De Anima, diciamo testi importantissimi se pensiamo soprattutto alla formazione dell'amico di Dante Cavalcanti. Ma anche lo stesso Bernardo Riccomanni aveva ad usum almeno il manoscritto della Summa Teologica di Tommaso. E qui vediamo la nota ad usum. Ma soprattutto però da Aristotele veniva trasmesso oralmente tramite le lezioni sulle sentenze, soprattutto, e le dispute sia ordinarie che quolibetali. E infatti nel passo del convivio suddetto Dante parla di 30 mesi, cioè di un raggio di tempo necessario, se vogliamo, per ascoltare da uditore esterno lezioni sui quattro libri delle sentenze, cicli di dispute ordinarie, ma soprattutto le quolibetali, appunto le famose disputazioni. In relazione a Santa Croce sono conservati almeno due commenti alle sentenze che riportano le lezioni avvenute negli anni 90 del 200. Quindi parlo del commento di Pietro delle Travi che vedete alla vostra sinistra e di quello di Giacomo da Tresanti che vedete alla vostra destra. E naturalmente, come tipico di qualunque testo scolastico, questi testi mostrano un uso massiccio di Aristotele in funzione dei problemi della dottrina cristiana. Giusto a titolo semplificativo, basta indagare il primo quolibet di Pietro delle Travi, quindi una parte minima dell'insegnamento del frate, qui ecco per esempio si nota una preferenza per l'Aristotele naturale e logico, poi ho aggiunto anche due commenti di Averroè e di Simplicio. E naturalmente questa preferenza per l'Aristotele logico e naturale sembrerebbe confermare la possibilità che il convento abbia agito anche come studium artis per i frati più giovani. Ma che Aristotele fosse sempre, per così dire, da portata di mano dei frati, lo dimostra anche questo manoscritto non molto studiato, Laurenziano Pluteo 6, sinistro 10, che ha al suo interno una vera e propria raccolta dei principali passaggi sia dell'etica che della retorica di Aristotele, che sono suddivisi per temi ed ordinati alfabeticamente. Qui infatti vediamo, qui diciamo c'è la parola, così si può dire, il tema, e qui sono elencate, anzi sono proprio trascritte, devo dire piuttosto fedelmente rispetto al testo di Grostatesta, proprio le varie citazioni dall'etica. Questa suddivisione sia per temi che appunto alfabeticamente la si vede chiaramente nell'indice, cioè proprio nella lista delle parole compendiate, se così si può dire. E appunto, come dicevo, le massime sono trascrizione fedele della traduzione di Grostatesta e, per così dire, costituiscono un vero e proprio prontuario tematico, per così dire. È dunque evidente che l'Aristotele letto ed insegnato a Santa Croce, o meglio, più generalmente anche nei conventi fiorentini, fosse innanzitutto l'Aristotele originale, tra virgolette, cioè l'Aristotele latino, cioè non mediato da alcun tipo di volgarizzamento, ma dai commenti ufficiali, e anzi direi da un unico commento fondamentale, quello cioè di Tommaso, in assenza di tutti gli altri. Eppure questo dato non è scontato, almeno per Santa Croce, se pensiamo che tutti i manoscritti conservati di Santa Croce per quel periodo attualmente costituiscono ben il 93,5% dei manoscritti originali, come calcolato di recente da Gabriella Pomaro, quindi un dato, a mio avviso, non secondario. Ma arriviamo dunque a Dante.
Dato questo panorama, certo, occorre chiedersi in che modo il fiorentino acquisì da Aristotele e poi lo inserì nelle sue opere, per così dire. Da Aristotele, come sappiamo, compare in due citazioni specifiche della Vita Nova. 25.2 dico che lo vidi venire, il famoso capitolo sulla prosopopea, onde con ciò sia cosa che venire di camoto locale e localmente mobile per sé, secondo lo filosofo, sia solamente corpo, appare che io ponga amore di essere corpo, e questa citazione è famosissima nel 41esimo capitolo, cioè nel penultimo capitolo dell'opera, quello di Oltre la spera, con ciò sia cosa che il nostro intelletto s'abbia quelle benedette anime, sì come l'occhio debole dal sole, e ciò dice lo filosofo nel secondo della Metafisica. Queste due citazioni sono sempre state considerate come esempi della conoscenza superficiale che Dante avrebbe avuto di Aristotele in questo momento della sua vita. D'altronde non mi pare possano esserci dubbi sul fatto che il focus principale del Libello abbia poco da che vedere con la diffusione del sapere dello Stagirita. Non sarò certo io da dire che la Vita Nova sia un testo filosofico. Infatti la Vita Nova è anzitutto un prosimetrum di un volgare che narra una storia d'amore, come sappiamo tutti. Non vi sarebbe nessuna intenzione divulgativa, o quasi, come vedremo più tardi, come avverrà nel Convivio, né nessuna presa di posizione dottrinale precisa, se non in relazione appunto da questioni letterarie, come semplificato nel capitolo 25. Quanto alla lingua, se per i testi poetici anteriori alla prosa si può parlare, come scriveva Baldelli, di un ideale di stile dolce che tende a coincidere con una lingua più unitaria e fusa, per il lessico dei testi in prosa, diversi studiosi, da Alfredo Schiaffini a Paola Nanni e Giovanna Frosini, hanno chiaramente evidenziato non solo, come ovvio, il forte debito nei confronti del parallelo linguaggio poetico, ma anche la massiccia presenza di latinismi, che sottolineerebbero il forte legame con la prosa letteraria fiorentina contemporanea, formatasi alla scuola dei volgarizzamenti. Lo stesso dicasi per la sintassi, che, come dimostrato per esempio da Roberta Cella, riprenderebbe dei procedimenti espositivi proprio della prosa narrativa toscana. Nonostante questa generale linearità, per così dire, dell'assetto linguistico del Libello, sempre più negli ultimi anni gli studiosi ne hanno via via rilevato la complessità. Cioè intendo la presenza di più esperienze culturali, per esempio dalla presenza di riferimenti alla cultura medica coeva, che è stata indagata in un bellissimo libro da Natascia Tonelli, fino alla presenza massiccia di testi biblici e teologici, a partire dalle citazioni dirette in latino, dalle Lamentazioni di Geremia, oppure dei libri salomonici indagati da Paolo Anasti, alla presenza, su cui ritornerò a breve, di un lessico tecnico di ambito gastronomico, che è stato indagato di recente da Anna Chisena. Insomma, diciamo, si può dire che tutto ciò ha portato, degli studiosi come Zig Baraschi, per esempio, a parlare della Vita Nova come di un plurilingual work, dove per plurilingual si intende un testo ibrido ed eterogeneo, basato, sì, su una varietà di interessi e di stili, e così come di fonti e di vocabolario. E in effetti ciò su cui ora vi vorrei soffermare è proprio la presenza di questo lessico, tra virgolette, filosofico nella Vita Nova, dove per filosofico io intendo più precisamente aristotelico. Mi pare infatti che, diciamo, relativamente a questo apporto, Dante non sembri guardare tanto a modelli volgari, come sembra fare in generale. E più precisamente nemmeno ai volgarizzamenti di opere aristoteliche come quelli prima citati, ma direttamente ai testi in latino e soprattutto ai modi in cui questi venivano diffusi e dunque anche alla tradizione dei commenti latini canonici intorno alle opere di Aristotele che erano regolarmente lette, anzi letti, i commenti degli ambienti scolastici del tempo. E la Vita Nova testimonierebbe già una presenza più o meno costante di tali tecnicismi che rivelerebbero una consonanza da parte di Dante e a questa altezza cronologica
più con il mondo delle scuole degli religiosi che non con il mondo laico, costituito per esempio dalle scuole di grammatica fiorentine, dall'insegnamento di Brunetto, oppure dall'eventuale scambio con Guido Cavalcanti. Chiaramente io sono convinto del fatto che Dante fosse conscio di tutte queste tradizioni culturali, ma mi pare piuttosto interessante notare come per certi ambiti queste tradizioni siano quasi assenti. Innanzitutto non mi pare si sia molto riflettuto sul ruolo che la Vita Nova ha ricoperto in relazione all'introduzione in volgare delle semi che non appartenevano propriamente alla tradizione lirica precedente e coeva, ma che afferivano ad ambiti, per così dire, di settore. Per esempio, non mi pare secondario rilevare come la Vita Nova sia stato uno dei primi testi in volgare e il primo in assoluto di ambito specificamente letterario a includere i sei lessemi fondamentali del lessico aristotelico in coppia. Un attimo. Ecco, appunto, come vediamo da questi due passi, cioè atto, potenza, accidente, sostanza, forma e materia. Questi sono solo i due passi più esplicativi, ce ne sono altri chiaramente. Ed è poi emblematico notare, grazie al Corpus Ovi, come i pochi testi precedenti a includere tutti o gran parte dei sei lessemi siano dei trattati dottrinali, come ad esempio la composizione del mondo di Ristoro d'Arezzo, il tesoro volgarizzato per l'appunto, oppure il volgarizzamento delle arti eloquendi e tacenti di Andrea da Grosseto. E, diciamo, relativamente a questo caso mi sia qui consentita una brevissima parentesi. Qui c'è una differenza, per esempio, con Donna me prega di Cavalcanti, dove se le semi se ne citano tre, dando per scontata nel lettore la conoscenza degli altri tre, come d'altronde spiega lo stesso Guido al termine della canzone. Poi spesso potenza molto spesso significa semplicemente forza e quindi, diciamo, non è connotato aristoticalmente, eccetera. Nella Vita Nova, invece, vediamo come i sei lessemi sono sempre esemplificati in maniera, se vogliamo, anche piuttosto semplice, quasi didascalica. Come se Dante volesse spiegare in maniera chiara al suo lettore che cosa materialmente si intende per atto, cosa per sostanza, d'accidente, eccetera, eccetera. E questo, mi chiedo, è solo una mia domanda, potrebbe forse rinforzare la tesi di coloro che vedono nella Vita Nova un testo parzialmente didattico, e qui io mi riferisco specie agli studi di Filippo Gianferrari. Ma inoltre la Vita Nova, come ha dimostrato Dana Chisena, è anche il primo testo in volgare che introduce due lessemi tecnici di ambito aristotelico e che erano anche tipici del lessico scolastico, come girazione, come vediamo qui nell'esempio proprio dall'inizio della Vita Nova, e cielo stellato, però qui per riferirsi al cielo delle stelle fisse. Ed è anche, aggiungo io, il primo testo volgare in assoluto a tradurre dei sintagmi tipici del lessico scolastico, delle espressioni tipiche del lessico scolastico, come per esempio reducito in actum, che diventa riduce in atto, riduce cioè ad atto, e che compare quattro volte nel libello e solo una volta nel convivio, e productum in esse, che appunto viene volgarizzato da Dante, diciamo così, in prodotti in essere. Queste sono delle espressioni tipiche di tantissimi testi scolastici, sono proprio pane quotidiano. Lo stesso accidente in Tosca, l'accidente in sostanza di Vita Nova 25, cioè ovvero la spiegazione del rapporto tra sostanza di accidenti di un dato ente, era, diciamo, di prassi nelle questioni scolastiche del tempo. Qui, ad esempio, lo si ritrova curiosamente in relazione al problema del moto, che è anche qualcosa di simile che Dante fa in quel capitolo, in un acquesto per l'appunto di Pietro delle Travi tenuta a Santa Croce sempre nel 1295. Come vediamo, accidenza non di punturenzia, entia, nisi per attribuzione a sostanzia. E diciamo, su questa falsa riga si potrebbe continuare con diversi esempi. E inoltre non mi pare sia stato notato
la sufficienza come la vita nova già contenga non pochi dei vocaboli tecnici che ricompariranno chiaramente più tardi e con consapevolezza maggiore chiaramente nel convivio. Oppure a livello sintattico si può notare come ancora la vita nuova in formato ridotto e sicuramente con meno complessità già contenga quei procedimenti sintattici che Cesare Seghe, sempre riferimento del convivio, definiva a festoni, cioè riproduzioni del processo dimostrativo del sillogismo. E infatti, più precisamente, per festoni di causa e di effetti, Seghe qui intendeva l'uso di iniziare un periodo con una congiunzione che viene distaccata dalla principale di cui fa parte da una secondaria prolettica per lo più causale. Chiaramente ora non abbiamo il tempo di indagare tutti i casi, questi sono alcune delle attestazioni, però diciamo è interessante vedere come vi siano nove occorrenze di e però che, da inizio frase che corrispondeva a quod autem, oppure più di 30 appunto più di 30 sensazioni di onde a inizio frase, appunto corrispettivo di onde, e poi in vita nuova 13 abbiamo un caso abbastanza, diciamo, chiaro e plateale, che è stato già segnalato da Paolo Manni nel 2013. Ora, non c'è dubbio che Dante abbia subito le diverse influenze derivate dalla prosa volgare dottrinale del tempo, come si è già detto. Tuttavia, sebbene con un autore sincretistico come Dante occorra sempre una grande cautela nell'investigare l'intricato sistema delle sue fonti, a me pare che relativamente ad alcuni aspetti del suo lessico filosofico, che è inteso, come si è detto, nell'ambito variegato della filosofia umana, già nella vita nuova Dante inizi a guardare con interesse anche al milieu scolastico della sua città, quello cioè delle scuole delle religiose che appunto, come si è detto, ebbero grande peso nella vita culturale e politica anche, come ha messo in luce Piron, della città di Firenze. E dunque Dante guarderebbe anche a tutta una serie di testi scritti e diffusi localmente in latino piuttosto che in volgare, un procedimento questo che sarà pervasivo e direi anche sistematico nel convivio, come ha mostrato di recente Gianfranco Fioravanti proprio in relazione ai testi di Aristotele, appunto nel convivio. E quindi ora, per questi ultimi 20-23 minuti che mi restano, vorrei più che altro concentrarmi sul secondo capitolo del Libello. Questo capitolo, come è noto, Dante racconta il primo momento in cui vide Beatrice, come ho detto prima, girazione è un termine tecnico che non deriva né da Brunetto né da Alfragano in questo caso, ma dal decello immundo di Aristotele. E appunto si riferisce specificamente al movimento di rotazione del cielo proprio nel commento di Tommaso d'Aquino. Questo è un passo dove vedete come l'espressione giratio cieli compare più delle volte. Tuttavia, le prove superstiti, se così si può dire, non attestano la presenza del commento di Tommaso nella Firenze del 1290, né a Santa Croce né a Santa Maria Novella. Due soli manoscritti del decello di Aristotele, per quanto ne sappiamo, erano a Santa Croce. Parlo del Pluto 13 sinistro 7 e del Pluto 13 sinistro 8. Tuttavia, nelle mie ricerche mi sono imbattuto anche in questo manoscritto, che appare nel catalogo del XV secolo. Vedo che però la sigla è stata mangiata, vi chiedo scusa. Che appare nel catalogo del XV secolo di Santa Croce ed è stato composto alla fine del XIII secolo. E questo codice contiene ben due commenti al decello, tra cui quello di Tommaso, per l'appunto. Ma indipendentemente dall'incertezza sulla presenza di questo volume nella Santa Croce del 1290, possiamo essere sicuri che il commento di Tommaso era almeno parzialmente conosciuto nel convento, come si può notare, per esempio, da questa nota marginale, nel citato di 6352, dove, come vedete, è citato proprio un passo del secondo libro del commento dell'Aquinate. Nello stesso passo della vita nuova,
Dante fa riferimento, come vedete, anche al cielo stellato, in quanto cielo delle stelle fisse. Ebbene, come girazione, anche questa espressione entra nella lingua italiana proprio con la Vita Nova. E infatti, come sappiamo, non si trova né in alfragano, che usa orbi stellarum fixarum, né in latini, nel tresor, che usa firmamento e via discorrendo. Ma appartiene anch'esso al dominio aristotelico dell'astronomia filosofica. Ma Dante in questo caso non aveva necessariamente bisogno di leggere i volumi di Aristotele, perché anche l'espressione era regolarmente citata in Santa Croce. Per esempio, Cielum Stellatum si trova sia in Alessandro di Ales che in Pietro delle Travi, che lo cita diverse volte. Questi sono solamente degli esempi nelle sue lezioni, qui delle lezioni sulle sentenze. Addirittura qui nel secondo caso che vedete, Pietro si riferisce dal secondo libro del De Cielo e Mondo di Aristotele, qui purtroppo ho tagliato la citazione, me ne scuso, e tratta poi il problema dell'influenza dei cieli, influenze recepte a cielo stellato, che anche Dante toccherà più avanti nella Vita Nuova, in particolare nel capitolo 29. Così invece che attraverso testi specializzati o laici, come il tesoro di Brunetto per l'appunto, Dante potrebbe aver acquisito alcuni rudimenti di cultura astronomica proprio attraverso il filtro teologico, tra virgolette, delle scuole degli religiosi. Ma nello stesso secondo capitolo della Vita Nuova, Dante cita un passo dell'Iliade di Omero per certificare la divinità di Beatrice, che certo di lei si poteva dire quella parola del poeta d'Omero: ella non parea figliuola d'uomo mortale, ma di Dio. La citazione omerica, si sa, deriva dall'inizio del settimo libro dell'Etica Nicomachea, che è il libro dedicato all'incontinenza. Ma, almeno da quello che mi è parso dalle mie ricerche, la versione dantesca sembra essere molto più simile alla versione proposta da Tommaso proprio nel suo commento all'Etica, come vedete, per dictum d'Omeri, parola del poeta Omero, ma appunto la vedremo più avanti ora, e infatti ancora di più dalla versione presente proprio nel citato Pluto 29 destro 10, cioè questo manoscritto che abbiamo visto prima, sempre di Giovenale degli Alli, dove vediamo come il confronto è indicativo. Vediamo Dictum Omeri di Tommaso, che non è presente nella traduzione di Grossa Testa, ricordiamolo, è in Dante quella parola del poeta Omero. Il mortalis hominis di Tommaso equivale all'uomo mortale, dove Grossa Testa ha viri mortalis. Il non videbatur di Tommaso poi equivale al non parea di Dante. Il filius di Tommaso equivale alla figliuola di Dante, dove Grossa Testa aveva puer. Con ciò non sto certo sostenendo che Dante abbia letto materialmente questo preciso manoscritto. Dico solo che la sua versione del testo di Aristotele risulta equivalente, comunque molto simile, a quella trasmessa dai religiosi negli stessi anni in cui egli aveva terminato o stava per terminare la sua Vita Nuova. E infatti quanto dalla trasmissione laica dell'Etica, come vediamo qui dagli esempi, la citazione numerica sulla divinità di Ettore non viene poi nemmeno riportata. Non c'è traccia della citazione omerica proprio in tutti quei testi che appartenevano alla costellazione dei volgarizzamenti laici, per l'appunto, dell'Etica. Subito dopo la citazione omerica, Dante scrive, e quindi siamo ormai nell'ultima parte del capitolo, che nulla volta sofferse che amore mi reggesse senza lo fedele consiglio della ragione. Bene, anche questo passo mi pare possa avere un riscontro nell'Etica, e precisamente nello stesso paragrafo dal quale tratta la citazione omerica, quindi sempre il paragrafo 1 del libro settimo dell'Etica Nicomachea. Appunto, nel distinguere il continente dall'incontinente, come vediamo, Aristotele
chiarisce che il primo è guidato dalla ragione, come vedete, per mansivus in razione, mentre il secondo si allontana da essa, incontinens et aggressivus a razione. Tommaso, dal canto suo, invece parlerà di judicio rationis, come vediamo qui, sempre appunto commentando questo passo specifico dell'etica. Mentre, riferendosi proprio da questo passo dell'etica, nella sua Summa Theologiae, l'Aquinate userà proprio la stessa espressione usata da Dante, ovvero appunto, come vediamo, consilium rationis, che è assente sia appunto nella versione di Grossa Testa che nella Summa e nei suoi volgarizzamenti. In altre parole, riconsiderare l'intero passo dantesco alla luce dell'etica, e poi appunto del commento di Tommaso in particolare, permette anche di poter leggere tra le righe la volontà da parte di Dante di fare del suo amore un amore virtuoso in quanto continente, cioè guidato dalla ragione, e viceversa, come anche vediamo da questo passo specifico, di fare di un amore non guidato dalla ragione, come per esempio quello professato da Cavalcanti, un amore incontinente. E non sarà forse un caso che nello stesso settimo libro dell'Etica di Aristotele, e dunque in Tommaso, come vediamo, scusate, da questo passo, appunto Tommaso stesso includerà nella categoria degli incontinenti anche i malinconici, appunto come vediamo qui. E se Dante, appunto, malinconici in quanto vittime della passione, e se Dante, pur essendone poi toccato, fa di tutto per scacciare la malinconia, come evidente per esempio in Un dì si venne a me malinconia, essa poi giocherà un ruolo determinante per l'appunto nel malinconico Cavalcanti. L'attività di esegetica di Tommaso potrebbe poi aver fatto da sfondo anche ad altri due passaggi della Vita Nova. Sempre appunto l'esegesi di Tommaso sull'etica può aver influenzato un passo di Vita Nova 39, cuore cioè l'appetito, mentre l'altra chiamo anima, cioè la ragione. E infatti sempre appunto l'esegesi e appunto come vediamo dal passo cuore principia moventia, d'appetito, d'appetitus o d'anima intellettiva, intellectus, e ragione e ratio. Ma è interessante notare come sempre nello stesso Pluto 29 destro 10 questo passo specifico, e poi appunto tra l'altro questo è anche un manoscritto generalmente molto poco postillato, questo passo preciso abbia accanto come postilla una postilla che dice nota, appunto. Quindi forse appunto per evidenziare l'importanza del passo. Un secondo passaggio invece potrebbe essere stato influenzato sempre dal commento di Tommaso sulla Metafisica. Parlo della nota citazione aristotelica appunto del secondo libro della Metafisica di Dante e appunto Metafisica di Aristotele che Dante fa in Vita Nova 41, come vediamo appunto dal passo. Ma forse in maniera suggestiva, ecco, si potrebbe dire che Dante potrebbe aver trovato questa citazione sempre nello stesso 29 destro 10, proprio perché oltre dal commento di Tommaso dell'Etica, come si è detto, questo manoscritto conteneva anche il commento al De Causis, nel cui prologo, appunto, come si vede, Tommaso fa una citazione proprio dal secondo libro della Metafisica, e poi naturalmente questo testo, come si è detto, questo codice presenta anche il De Anima. Tra l'altro, come vedete qui anche dalla slide, questo specifico passaggio viene indicato anche da una manicola, quindi proprio per enfatizzare l'importanza dello stesso. Ovviamente queste sono al momento solo delle suggestioni. Alcuni invece pensano che dietro l'uso della citazione di Dante ci sia questo noto passo di Guinizelli. Ma in questo caso, almeno a me il parallelo non mi pare dirimente, perché Guinizelli, il motivo del sole che brilla, l'ho usato qui come un semplice termine di paragone, appunto per sottolineare come Dio creatore brilla davanti all'intelligenza angelica.
Il discorso di Dante invece sembra tutto teso a magnificare la qualità paradisiaca di Beatrice, che in quanto tale non può essere colta pienamente dall'intelletto umano. E poi in questo caso, oltre che individuare una corrispondenza tra l'uso che Dante fa di questa similitudine e l'uso che ne fa Tommaso, potrebbe essere fruttuoso individuare anche una corrispondenza a livello interdiscorsivo tra l'uso che Dante fa di questa citazione di Aristotele e l'uso che della stessa si faceva proprio in un ambiente teologico come quello di Santa Croce. E infatti questa sentenza veniva solitamente citata proprio per descrivere il limite della conoscenza umana per apprendere una verità di fede, e quindi si inserisce nel dibattutissimo tema dei rapporti tra ragione e fede. Per esempio, nei commenti sulle sentenze, come vediamo qui, era una sorta, diciamo, di luogo comune della distinzione 23 del terzo libro, dal commento delle sentenze, che era proprio questa, appunto, distinzione particolare, proprio dedicata alla fede in quanto virtù teologale di Cristo. Appunto, come vediamo, viene usato anche, ad esempio, non solo da un commento alle sentenze di Bonaventura nell'esemplare di Santa Croce, che era chiaramente la base su cui i frati basavano appunto le loro lezioni sulle sentenze, ma anche nel Liber de Virtutibus et Vitiis di Serva Santo La Faenza, cioè di uno dei frati francescani più importanti della Santa Croce della seconda metà del 200. Infine, anche nello stesso Pietro delle Travi, prima nelle sue lezioni sulle sentenze e poi in una questio colibetale. Infatti, come vedete dai titoli sia della questione delle sentenze che della questione colibetale, vi è sempre un rapporto tra la scienza, e ovvero appunto la conoscenza e la fede. Dunque, come emerge da tutti questi testi, gli oggetti della fede non possono essere pienamente compresi dall'intelletto umano, che è poi esattamente quanto accade anche dal termine della vita nova, cioè Beatrice in quanto sostanza separata, non è colta apertamente dal pensiero di Dante, il quale a sua volta non può comunicare chiaramente la visione di lei al proprio intelletto. Dante quindi acquisisce, se così si può dire, una sentenza aristotelica solitamente usata negli ambienti teologici a lui coevi, la applica in un testo letterario di un volgare per descrivere l'imperfetta comprensione dell'amata. E ora mi avvio alla conclusione. Ciò che ho voluto mostrare con questo intervento è come nel comporre la vita nuova Dante si ponga in dialogo non solo con la prosa toscana coeva, ma anche con un ambiente culturale che poco aveva a che vedere con la tradizione dei volgarizzamenti e della nuova poesia volgare, in parte, quella cioè dell'insegnamento scolastico e della relativa trasmissione dei testi filosofici e teologici attraverso lezioni e disputazioni. Un mondo, quello scolastico, che leggeva e parlava, tra virgolette, il latino piuttosto che in volgare, e che si occupava, come giusto che sia, della salvezza dell'individuo piuttosto che dell'amore per una donna mortale. E che, a conferma di una tesi recente di Robilio, poco si interessava ai temi della nobiltà d'animo e di sangue, che invece venivano trattati da diversi testi romanzi precedenti e coevi, e che Dante, per l'appunto, rielaborerà negli stessi negli anni 90 del 200 con le dolci rime d'amore e dopo nel convivio. Ho notato, per esempio, in tutte quante le questiones che ho trascritto, sia appunto nel commento delle sentenze che delle dispute, una quasi totale assenza della trattazione del tema della nobiltà. Ma forse di questo parleremo più avanti, in fase di discussione. In altre parole, si sente già nel Dante della Vita Nova una sorta di volontà di interloquire con quel mondo scolastico, fatto di scuole e di conventi, col quale più avanti interloquirà in maniera massiccia, spesso in maniera critica, come sappiamo, dal convivio in avanti. E ancor più si percepisce nella Vita Nova quello stato di plurilingualismo di cui parlava Baraschi, cioè inteso come opera in grado di dialogare con diversi ambienti intellettuali. E se questa ipotesi fosse corretta, sarebbero possibili ulteriori sviluppi di ricerca.
Innanzitutto dal punto di vista della cronologia, cioè il fatto che Dante mostri già dei segni della frequentazione delle scuole delle religiosi, già qui nella Vita Nova, forse potrebbe costituire un indizio a favore della datazione della stessa tra il 1293 e il 1295, come sostenuto per esempio di recente da Stefano Garrai, piuttosto che 1291-1293, come altri studiosi tuttora sostengono. Oppure il fatto che Dante sembra acquisire parte del lessico filosofico nelle scuole potrebbe ulteriormente rafforzare la tesi che Dante, anche in polemica con l'amico Cavalcanti, abbia voluto contraddistinguere il proprio libello con un sostrato teologico, mostrando una sintonia con le scuole non solo dal punto di vista lessicale, ma anche sostanziale, come proverebbe anche l'equivalente uso della similitudine dell'occhio debole dal sole applicato all'imperfetta conoscenza delle sostanze separate. E poi infine potrebbe anche rafforzare l'ipotesi di coloro che credono che il Dante della metà degli anni 90 abbia voluto comporre la Vita Nova anche per acquisire quello status di intellettuale elitario, ma anche in vista della carriera, politica. In effetti bisognerà riconoscere che da questo punto di vista, cioè nella Vita Nova, Dante mostrerebbe una certa dimestichezza con alcune delle questioni discusse nelle istituzioni culturali più rilevanti della Firenze del suo tempo, che erano appunto le scuole delle religiose. Noi non abbiamo notizia di istituzioni culturali, come dire, più elevate, se così si può dire, per la Firenze di questi anni. Dunque queste sono solo delle ipotesi che mi riserverò di indagare in futuro e che spero magari di discutere con voi in questa occasione. E con questo io concludo e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. E allora ringraziamo Lorenzo per questa ricca e dettagliata presentazione o lezione sul sapere filosofico fiorentino, soprattutto quello scolastico nelle opere di Dante, e non mi resta che lasciare a voi la parola se avete domande. E in questo caso, visto che sto usando il mio laptop, vediamo un po', se volete, naturalmente potete usare chat oppure alzate semplicemente la mano, o potete anche già da adesso riaccendere i vostri schermi e così possiamo vederci anche, e se volete alzare la mano è più facile anche così vedervi. Eccoci qui. Mentre gli altri forse stanno ancora pensando, una domanda che avrei, molto innocente, Lorenzo, è: quando parli di scuole religiose a Firenze, stiamo sempre parlando dei Domenicani e dei Francescani, è così? Sì. Oppure consideri altre scuole religiose? So che i Carmelitani, per esempio, di un'area a Firenze di cui non ricordo il nome, ma con i famosi affreschi del Masaccio, ora non mi viene in mente il nome della chiesa, ma i Carmelitani comunque avevano una presenza molto forte a Firenze in quegli anni, quindi mi domando se tra le scuole religiose stiamo parlando anche di altri ordini religiosi, a parte naturalmente i francescani e i domenicani, che andavano per la maggiore naturalmente. Sì, certo, da me veramente grazie per questa domanda. non solo i carmelitani, potremmo anche aggiungere gli agostiniani, il Santo Spirito, per esempio, inoltrarlo. Però io mi sono concentrato prettamente su Santa Croce e su Santa Maria Novella, in quanto erano di gran lunga gli studi culturalmente più sviluppati, appunto dalla fine del 200, e diciamo, sappiamo, grazie agli studi sia di Piron, ma anche di Padre Panella, ma anche di Davis, che Dante ebbe più di un rapporto sicuramente con diversi protagonisti di entrambi, appunto, questi conventi. Non solo chiaramente Bernardo Riccomanni, ma anche potrei fare il nome di Remigio dei Girolami. Panella ha scritto
delle pagine importanti, ma anche Davis, a mio avviso fondamentali, proprio sul rapporto tra Dante e Remigio. Quindi mi sembrava forse più importante, più interessante cercare di indagare, chiaramente cioè, possibilmente, perché i dati sono ancora scarsi, quanto di più si possa conoscere di questi due ambienti che senza dubbio erano gli ambienti intellettualmente più vivaci della Firenze di Dante. Certo. Poi, diciamo, vi ricordo anche dei canti del paradiso, 10, 11, 12, sono canti anche di celebrazione assoluta, celebrazione critica, se vuoi, degli ordini mendicanti più importanti, cioè francescani e domenicani. Quindi mi sembrava sicuramente interessante, però è chiaro che nel futuro dovrebbero essere studiati con più attenzione anche questi altri ordini, carmelitani, d'agostiniani, di cui almeno per il momento sappiamo veramente poco. Quindi è sicuramente un campo da investigare meglio. Grazie. Grazie a te, Lorenzo. Vediamo se ci sono altre domande o dei commenti o delle osservazioni per Lorenzo che lavora a questo argomento così interessante e affascinante. E quindi immagino sarà anche parte della tua monografia un capitolo dedicato, o anche di più, naturalmente, Sì, vero? l'idea è proprio quella di dedicare un capitolo proprio all'Aristotele, alla diffusione di Aristotele, e chiaramente il libro sarà ad ampio raggio, nel senso che non tratterà solamente la Vita Nova, tratterà anche le canzoni, tratterà anche le pietose, per esempio, ma anche qualcosa del convivio e della commedia. In particolare, questo è un capitolo che diciamo, sto ultimando, appunto. Ma sarà un capitolo dedicato solo ad Aristotele, poi ce ne sarà un altro solamente sull'astronomia e via discorrendo. Vedo però delle domande, chat. Sì, infatti abbiamo Chiara prima e poi abbiamo una domanda di Mattia Boccuti. Passerei la parola a Chiara a questo punto. Sì. Grazie, grazie Lorenzo, veramente molto interessante. Ti ho ascoltato altre volte parlare di questi temi, però questa volta in un modo così anche molto articolato. Grazie. Ho una domanda. Mi ha stupito quando hai detto che la citazione omerica dal settimo libro dell'Etica Nicomachea ti sembra che Dante possa derivarla da Tommaso piuttosto che dai testi, dai commenti volgarizzati, in cui addirittura il commento di Omero non ha, cioè questa citazione omerica non compare, quindi non viene volgarizzata, suppongo, o non viene, cioè non viene. Ci sono degli esempi, ce ne sono un paio di esempi. Scusami, era questa la domanda? Se vuoi, scusami. No, e quindi vabbè, questo mi ha fatto pensare un po' al rapporto con la poesia, no? E ti volevo chiedere, a questa altezza, prima hai evocato anche il 25° capitolo della Vita Nuova, dove c'è la rassegna dei poeti, quindi a questa altezza il rapporto tra filosofia e poesia qual è? E poi invece quando ci trasferiamo in ambito della commedia, visto che l'hai citata adesso, come sarà parte anche del tuo lavoro, proprio in relazione ad esempio all'argomento dell'incontinenza che citavi, no? Diventerà un po' Didone a quel punto, la Virgiliana Didone, diciamo, la figura che riassumerà in sé questa idea dell'incontinenza, questa idea attraverso tutta la commedia praticamente. E quindi a quel punto quale sarà invece il filtro filosofico che Dante eventualmente conserva cioè, il rapporto tra questi due apporti, come si evolve, come cambia? Sì, Cioè, è una domanda immensa, capisco, però infatti, scusami. non so, ecco, se sarò in grado di rispondere, però diciamo, posso quantomeno cominciare a rispondere. No, questo è sicuramente il problema centrale, quindi veramente grazie per averlo posto. Ecco. Beh, prima di tutto, non dobbiamo dimenticare, come ho detto, che Dante si innamora della filosofia attraverso la poesia.
cioè attraverso Boezio, che scrive un prosimetro che era anche un testo poetico. Ecco, quindi e lui sente l'esigenza però di approfondire un qualcosa che forse quel tipo di poesia non faceva, cioè proprio una conoscenza di ambito filosofico approfondito che certamente è presente in Boezio, ma come ho fatto vedere, in maniera abbastanza rarefatta. Ecco. Poi è chiaro che un testo anche importantissimo proprio per i rapporti su poesia e filosofia, su cui ha scritto delle pagine molto importanti, sono Gentili, a cui rimando. Senza dubbio tutto quanto questo lavoro si inserisce in quella fase dibattutissima della biografia di Dante, della biografia sia storica che letteraria della cosiddetta donna gentile, no? Cioè di questa parentesi ancora abbastanza indefinita della vita e o dell'opera di Dante, in cui Dante per l'appunto si dedicherebbe agli studi filosofici tout court, se così si può dire, per poi dialetticamente superare quella dicotomia, tra virgolette, proprio nella Commedia. E quindi quello che ho voluto mostrare è proprio come lui fin dall'inizio cerchi, forse addirittura, secondo me, in maniera addirittura più forte di Cavalcanti, infatti questo, insomma, lo girammi un paper che sto scrivendo ora per un incontro che ci sarà la prossima settimana a Warwick, appunto su Dante e Cavalcanti, dirò proprio questo, cioè che per quanto possa sembrare paradossale, l'introduzione di lessemi filosofici nel volgare è molto più alta in Dante che in Cavalcanti. Cioè nel senso, Cavalcanti sembra, per esempio, in Donna me prega, cita per la maggior parte delle semi che appartenevano già al retaggio della poesia lirica. Certo, da loro una sostanza, se vuoi, anche, come dire, filosoficamente più marcata, però non cerca di ampliare il lessico della poesia in volgare. Dante invece, con Girazione, Cielo Stellato, ma anche con tutte quelle espressioni che ho fatto vedere, invece sì. E lo fa in un testo che, a differenza di Donna me prega, non pretende di chiarire un problema filosofico, ma lo fa semplicemente parlando di un evento letterario o comunque spirituale, salvifico, secondo altri. Quindi non so, ecco, se ho risposto, ma è veramente una domanda difficilissima, però effettivamente dal mio punto di vista lui cerca fin dall'inizio di dare un sostrato dottrinale alla sua poesia, come poi farà nella Commedia in maniera mirabolante, se così si può dire, rinnegando gli eccessi di tutta quella stagione. Però è un discorso molto ampio che spero appunto di trattare meglio nel libro, quando e se lo finirò di scrivere. Grazie, grazie mille. Direi abbiamo la domanda di Mattia anche. Lorenzo, non so se la vedi anche sì, tu. Sì, la vedo. Bene. Sì, è chiaramente un tema molto ampio e forse una domanda che dovrebbe essere rivolta più agli storici della lingua, di cui comunque ti ringrazio. Sì, io, guarda, io mi sono basato soprattutto appunto sui lavori di Baldelli, ma soprattutto sul libro di Paolo Manni, uscito nel 2013, La lingua di Dante, libro molto importante, e poi anche su alcune recenti sintesi di Giovanna Frosini, per esempio, fatta appunto molto bene il capitolo sulla lingua di Dante della Frosini, appunto nel compendium Dante di Carocci, a cura di Roberto Re e di Justin Steinberg. E poi è chiaro che io ero più interessato al lessico dottrinale, quindi forse anche forzando un po', quindi io non so quanto la mia operazione sia stata, come dire, legittima, mi sono basato molto
sugli studi fatti soprattutto sulla lingua del convivio, quindi su lingue, stile e società, che era però la sua tesi di laurea di Cesare Segre, testo addirittura del 52, dove c'è un capitolo molto ampio sulla sintassi del periodo nel convivio di Dante, ristampato nel 92, e poi sugli studi di Mazzucchi proprio sul lessico del convivio. E semplicemente ho notato come le liste di parole tecniche che sia Segre che Mazzucchi elencavano erano, diciamo, forse per almeno due terzi, o almeno, cioè, contenevano almeno già due terzi nelle parole che Dante già citava nella Vita Nova. Poi è chiaro, difficile dire la consapevolezza con cui Dante al tempo della Vita Nova citava queste parole, usava questi lessemi. È chiaro che nel convivio ci troviamo in un altro periodo della vita di Dante, probabilmente era Bologna, come vogliono Tavoni e Fioravanti, e quindi da Bologna avrebbe potuto avere un accesso molto più ampio a proprio testi tecnici. Però è interessante vedere come, diciamo, specie nella critica, tra virgolette, stilnovista della Vita Nova, tutti questi lessemi siano come passati un po' in sordina o in secondo piano, comunque trattati a volte con un po' di sufficienza, quando in realtà, secondo me, certo non danno il senso completo della Vita Nova, ma sono un ambito che dal mio punto di vista vale la pena di indagare. Non so se ho risposto anche in questo caso. Mi sembra di sì. Ecco, Mattia, infatti risponde, ti ringrazia anche. Quindi non vedo al momento altre domande in chat. Se ci sono, o anche domande normali a voce, vanno sempre bene. Pare che non ne abbiamo più. Paolo, forse, vedo. No. Vedo la manina di Paolo. Non so se mi sentite, però. Sì, ti sentiamo, Paolo. No. Sì, sì. Ah, sentiamo, perché ho dovuto cambiare nuovamente computer, chiedo scusa. E, grazie, Lorenzo, per questa tua lezione, ma anche per il lavoro che stai facendo più in generale. E io avrei appunto altre curiosità sul linguaggio, perché a proposito del confronto a cui accennavi fra Donna me prega e la Vita Nuova, è vero che la prosa e la Vita Nuova è una prosa molto poetica, però il fatto che i termini a cui accennavi, come girazione e cielo stellato, stiano nella prosa di commento e non nella parte poetica, ti sembra qualcosa di rilevante? Ovviamente quello che hai fatto è solo un esempio. Sì. Immagino che ne avrai altri, che quindi che questo allargamento al linguaggio filosofico di Dante comprenda anche le semi attestati direttamente in poesia, questo per fare un confronto, diciamo, fra generi omogenei. E questa è una domanda. Ne avrei anche un'altra, se posso permettermi, e di prendere un po' più di tempo. È accennato all'inizio al fatto che diciamo la cultura filosofica e più in generale dottrinale di Dante è improbabile che passi attraverso i volgarizzamenti. Mi pare di aver colto questo passaggio, e che invece Dante abbia un ecco. Se non ho capito bene, ti prego di chiarire. Sì. E abbia invece stabilisca un rapporto diretto, a parte con la produzione in latino, che è una cosa abbastanza scontata, anche con la cultura di produzione in volgare, di produzione però originale in volgare, appunto come il testo di Restauro d'Arezzo, che è una compilazione che ha delle fonti, ma non è un volgarizzamento di un'altra opera, come i volgarizzamenti, per esempio, del Tresor di Brunetto Latini. Ecco,
vorrei che questa triangolazione, testi latini, produzione originale in volgare e volgarizzamenti, potessi in qualche modo riportarlo al centro della discussione. Sì. Mi scuso per le domande. Sì, sì, l'ho detto, ma forse non sono stato chiaro e quindi ti ringrazio che così mi dai la possibilità di chiarire. È chiaro che, come sempre con Dante, sarebbe, direi, quasi da folli, diciamo, trovare una fonte precisa, così appunto per qualsiasi cosa. Parliamo di un autore magmatico che appunto coglie le sue fonti appunto da più parti. No, io ho detto dall'inizio proprio come è indiscutibile, secondo me, ma non sono io a dirlo, ma studi appunto di studiosi molto più competenti di me, che è fuori di dubbio che il modello principale proprio della prosa della Vita Nuova passa indubbiamente attraverso non solo testi dottrinali toscani, come appunto Ristoro d'Arezzo, appunto Ristoro d'Arezzo o altri testi simili, ma senza dubbio anche da volgarizzamenti. Io questo non l'ho citato, però appunto è chiaro che parlando di Aristotele vi era anche il volgarizzamento appunto di Egidio Romano, no? Che, in cui anche vi sono vi è appunto la presenza, ecco, di diverse citazioni di Aristotele, tra cui anche quella appunto della divinità di Ettore. Quello che a me però sembrava interessante era che per certe parole specifiche, chiaramente per certi campi, a me sembrava che Dante non che sembrasse ignorare, perché non penso che ignorasse la cultura dei volgarizzamenti, quanto forse preferisse, diciamo così, avvicinarsi di più a dei testi latini che venivano anche discussi nella Firenze dei suoi anni, che almeno, diciamo, stando a quanto sono riuscito a cercare, diciamo così, non compaiono in altri testi, se non in testi che appartenevano quantomeno al milieu scolastico. Poi è chiaro che Dante era sicuramente consapevole, io questo non lo metto in dubbio, però mi sono chiesto, questa è una domanda diciamo che mi sono posto fin dai tempi della mia tesi di dottorato, che cosa veramente significasse per Dante arrivare ad uno status di intellettuale verso la metà degli anni 90 del 200. Sappiamo che uno dei primi documenti del codice diplomatico dantesco registra la presenza di Dante come sapiens, cioè fu scelto proprio come uno dei saggi per testimoniare ad un processo di quegli anni. A me sembrava interessante cercare un po' di rintracciare un confronto che Dante fa senz'altro con il mondo comunque degli intellettuali tra i più importanti della Firenze di allora, che erano senza dubbio gli frati degli ordini mendicanti, che non significa solamente gli frati, non significa cultura teologica, significa cultura latina sostanzialmente. E quindi io penso di aver rintracciato dei piccoli sprazzi di questo tipo di confronto fin dalla Vita Nuova, che invece sono sprazzi, diciamo così, provatissimi per il convivio, ma che forse secondo me si possono già rintracciare nella Vita Nuova, proprio perché è un testo che già fa uso, come sappiamo, di testi in latino, come appunto Lamentazioni di Geremia. Quanto da Cavalcanti, beh, è chiaro, quello che tu dici è centrale. Dante, infatti, in primo luogo siamo ormai quasi certi che il testo della prosa è successivo a quello delle liriche, quindi è chiaro, anzi, che Dante, come anche sostiene Steinberg, compone le prose della Vita Nuova proprio perché vuole spiegare con più chiarezza ciò che forse già in nuce intendeva nelle
liriche. Quindi c'è forse quell'intenzione di spiegazione per l'appunto di cui prima parlavo, che invece non sembra interessare Cavalcanti. Ecco. Quindi da questo punto di vista è chiaro che Cavalcanti come poeta è un poeta che forse anche un po' si disinteressa dei lettori, o meglio nel senso di lettori più ampi, se così è, così vuol dire, mentre Dante, proprio appunto con la sua prosa, cerca di inglobare un lettore appunto più ampio tramite appunto l'uso di questi lessemi. Chiaro, si tratta di un tema molto ampio, però non c'è dubbio che i due stiano comunque su due modi di intendere sia la poesia che la dottrina, forse in modo molto diverso. Grazie. E direi, se non ci sono altre domande, potremmo anche chiudere qui questa presentazione, questo seminario, e non mi resta che ringraziare di nuovo Lorenzo, naturalmente, e tutti voi, ricordandovi che il prossimo appuntamento è per il 27 aprile con il professor Roberto Leporatti e i suoi collaboratori, e che ci parleranno di questa nuova edizione digitale delle Rime Disperse del Petrarca. Quindi chiuderemo in bellezza, e naturalmente buone feste di Pasqua che ormai sono alle porte, e ringraziamo ancora Lorenzo con un applauso virtuale o dal vivo, come volete. E grazie ancora. Grazie a tutti ancora per l'invito. Grazie. Bene, arrivederci allora, alla prossima. Buone feste. Grazie. Buone feste, auguri.